È lui che ci insegna a suonare, faceva i concerti, era uno bravissimo. Si dice che con la lira riuscisse addirittura a ipnotizzare i propri nemici, da talmente che era bravo questo Orfeo. Ora faceva parte della spedizione degli Argonauti, era uno di quei supereroi là, ma noi questa sera vogliamo parlare del suo matrimonio. Suo matrimonio con questa donna, Euridice. Euridice, una ragazza che aveva una dote che pochissime ragazze nel mondo hanno. Non parlava quasi mai. Stava sempre sulle sue, era molto misteriosa, sempre zittina. E Orfeo la vede e se ne innamora. E infatti le dice, Euridice, dice Orfeo, dice, Euridice, io ti voglio sposare. E lei risponde, era ora che qualcuno domandasse sposarmi, oh, ho già 47 anni, ma stia scherzando. Parlava così Euridice, ecco perché stava sempre zitta, capito? Sua mamma gli aveva detto, se stai zitta ti sposi, ecco, però a te non parlare, mi raccomando. Però l'amore è troppo forte, infatti si sposano, ecco il giorno delle nozze, gran festeggiamenti, Euridice dice, adesso vuoi andare nel bosco a farmi una passeggiata da sola? E Orfeo dice, amore vengo anch'io con te. Ho detto da sola, vuol dire che non voglio spaccamarlo intorno, vai, lasciami perdere. E va. Va nel bosco con la sua consueta poesia, no? Dice, ah, oh, che bella la natura, mi sarebbe piaciuta la natura. Allora, a un certo punto, salta fuori da un cespuglio uno con una faccia da Pacciani, che Euridice, dice, ma che cos'è? Si mette a scappare, no? Ma lei è agilissima, con le scarpe da tennis riesce a seminarlo, tutta tranquilla, dice, ah. Mentre che si sta riposando, salta fuori un serpente, che la morde alla caviglia, e Euridice muore. Anzi, mentre muore, dice, che culo, e muore. Ecco, sembra che la storia finisca qua, ma invece è proprio qua che la storia comincia, perché questa è una storia sulla forza dell'amore, perché Orfeo sfiderà gli inferi per andare a recuperare sua moglie, andrà fino nel regno delle ombre, fino laggiù. Ora va detto che gli inferi per i greci non erano come da noi, eh? Non è che c'era l'inferno coi diavoli, coi forconi che ti spuncionano tutto il giorno, non c'era riscaldamento al massimo, non è che uno entrava dentro e diceva finalmente un posto dove si può fumare dentro, eh? Non era così, era un posto tranquillo. Le ombre, cioè i morti, passeggiavano, andavano avanti e indietro, così i latini lo chiamavano l'Averno. Andavano al bar, si bevevano un Averno, un Martini, due ombre di vino e ombre di rosso e ombre di bianco, il regno delle ombre per quel motivo lì. Erano ciuchi dalla mattina alla sera, questi qua, capito? Andavano avanti e indietro col fiato, facevano proprio i fuochi fatui, facevano le fiammelle con l'alito etilico, no? Allora Orfeo riesce a raggiungere il regno dei morti, parla con Ade, il fratello di Zeus, dio dei morti, gli dice, Ade, ridammi mia moglie, perché io la voglio, l'amo troppo, non posso vivere senza di lei. Ade gli dice, eh no, caro mio, cioè ormai ha pagato la quota di iscrizione, è dei nostri. Eh no, fa lui, allora non vuoi ridarmela? Allora io ti amansisso col suono della mia lira. Scomincia a suonare la lira. Ade lo sapeva che lui ipnotizzava la gente suonando. Allora resiste, sta con gli occhi sbarati così, ma resiste solo 10 secondi. Alla fine dice basta, basta purché la pianti con sta lagna. Guarda, ti do Euridice, sua suocera, sua nonna, tutti quelli che vuoi. Vai via. Allora dice grazie, possiamo andare. No, calma amoretto, c'è una regola prima. Ah, una regola antica dell'oltretomba? No, no, me la sono inventata adesso, ma è bellissima. Tu non puoi guardarla in faccia, finché lei è nel regno delle ombre è cosa mia, non puoi guardarla. Tu puoi guardarla in faccia solo quando sarai nel regno della luce. Allora lui dice, è una regola tremenda, ma ce la farò. La prende per mano senza guardarla, va sempre dritto, riesce a resistere, supera i fiumi infernali, lo Stige e l'Acheronte, arriva finalmente nel regno della luce. Alla luce del sole si volta a guardarla. Noi non lo sappiamo se Euridice era già nella luce del sole o era ancora nel regno delle ombre. Fatto sta che lui la guarda e lei non c'è più. Al suo posto c'è un pensionato. Era buio sotto, no? Lui ha preso una mano e è partito. Ci si sbaglia, no? Ma è andata male per tutti, tranne per il pensionato che ha detto sono tanto contento perché ero dispiaciuto che avevo lasciato a metà un torneo di bocce, non sta bene, no? E fa, anzi, passa di qui il 37 barato, ma cosa me ne frega il 37 barato? Insomma, questa storia finisce così. Ma io vi domando, qual è l'elemento negativo di tutta questa storia? L'avete capito? La mamma di Euridice, perché sono sempre le mamme, sono le femmine che fomentano sotto, sono sempre loro che...
Lei la costa.